Il 2017 del pay-per-view della WWE si apre, come da tradizione, con la Royal Rumble, quest'anno pubblicizzata e impacchettata con ancora maggior cura del solito, per i nomi annunciati per l'evento e per l'arena all'Alamo Dome di San Antonio in Texas. Un'arena grande, tanto grande da rendere un colpo d'occhio quasi pari a quello regalato da una qualunque edizione di WrestleMania. Un'arena tanto grande che ricorderemo per sempre la lunghezza del corridoio che unisce la rampa d'ingresso al ring. Lunga, ma così lunga da costringere la WWE a ricorrere ad un trucchetto sapientemente nascosto durante il Royal Rumble match, ma andiamo con ordine. Crea un po' di stupore il fatto che come match d'apertura non ci sia stato uno dei match per i titoli maggiori, ma Charlotte contro Bayley, che è stato comunque un opener discreto, sebbene non entusiasmante. Le precedenti vittorie di Bayley nelle varie puntate di Raw sono state più volte usate come pretesto, per rendere questa una faida alla pari in termini di credibilità. Ma la striscia di ormai 16 vittorie di fila in pay-per-view da parte di Charlotte la pongono ormai su un altro pianeta. E pare difficile designare colei che interromperà il suo regno, con tutte le possibili avversarie già sconfitte e Nia Jax Hill. Urge a Raw una nuova, forte figura femminile di spessore. Ha probabilmente superato le aspettative il match per il titolo universale tra Kevin Owens e Roman Reigns, che ha regalato qualche bel momento e qualche volo folle, tra cui quelli di Kevin Owens rispettivamente su un tavolo fuori ring e sul castello di sedie da lui costruito, e un paio di citazioni interessanti, tra cui la stunner di Owens, in un'arena in cui 20 anni fa Stone Cold Steve Austin ha vinto proprio la Royal Rumble. Il finale con l'intervento di Braun Strowman non trova così d'impatto una spiegazione, ma a mente fredda qualche richiamo si può ritrovare nelle puntate di Raw delle ultime settimane. L'incontro per il titolo dei pesi leggeri tra Rich Swann e Neville è stato forse il migliore da quando la categoria stessa è stata introdotta all'interno degli show settimanali. Neville è sempre più a suo agio nel ruolo del cattivo nevrotico e il look lo aiuta non poco, e chissà che pian piano tutto ciò non riesca a portare un po' d'attenzione da parte del pubblico sulla categoria. Pubblico che comunque anche nell'occasione di questo match non è stato mai particolarmente partecipe. Nemmeno a dirlo AJ Styles contro John Cena è stato il match della serata e probabilmente anche il migliore tra i due. John Cena ha vinto il suo 16° titolo del mondo ed è insieme a Ric Flair il lottatore con più titoli del mondo vinti nella storia. E tenendo conto di come questo 16° titolo del mondo è arrivato, stando lontano dal giro titolato per quasi 3 anni, aiutando gente nuova ad emergere e offrendo prestazioni spettacolari, si può tranquillamente dire che questo traguardo è più che dovuto per un wrestler che è tra l'altro da quasi 2 anni nella miglior forma della sua carriera. Bellissimo tra l'altro il momento appena successivo al match, col pubblico che nonostante tutto ha tributato praticamente all'unanimità il giusto rispetto a Cena applaudendolo. AJ Styles comunque esce benissimo da questo incontro, con una prestazione incredibile e ben 4 attitude adjustment servite per metterlo fuori gioco. Del Royal Rumble match si potrebbe dire tantissimo, nel bene o nel male. Sul web è volata una pioggia di critiche, alcune sensate, altre frutto più che altro dell'impeto del momento. Ragionandoci un po', non è stata in realtà una brutta Rumble, tuttavia è stata una Rumble con degli alti e diversi bassi. Giusta la decisione in realtà di far entrare tutti i big alla fine, dando star power all'ultima parte della contesa e inserendo tutti insieme i possibili vincitori. La perplessità è data in realtà dal loro stato di forma, ma non possiamo dire che non sapevamo a cosa saremmo andati incontro. È certamente vero che Roman Reigns, che entra con il numero 30, lascia molti dubbi, ma non semplicemente perché si tratti di Roman Reigns. Anzi, in realtà con il numero 30 serviva uno con il suo status, con la sua credibilità, ma per il modo in cui ciò è avvenuto, con Reigns fresco come una rosa nonostante il brutale massacro patito per mano di Braun Strowman, togliendo qualunque credibilità alla cosa. Si è fatto anche un gran parlare della mancanza di sorprese nel Royal Rumble match, ma il discorso in realtà è come sempre legato alle aspettative. È vero, la WWE ha creato una grossa suspense attorno all'evento, ma ragazzi, è compito della compagnia creare attesa attorno ai propri show, mentre sta poi allo spettatore sapere cosa aspettarsi e non fomentarsi più del dovuto quando necessario. Nomi come Kurt Angle, Kenny Omega, Samoa Joe sono stati frutto di congetture del web più che di reali possibilità, ed è troppo facile adesso da parte dell'utenza del web incolpare la compagnia per illusioni che ci si è fatti da soli. La WWE ha dimostrato che non è il web a dover fare il booking di uno show, che il compito della compagnia è quello di creare storie e non quello di assecondare ogni perversione di ciascun singolo fan, e la scelta di Roman Reigns come numero 30 sembra essere proprio uno schiaffo morale fatto di proposito, così come Ty Dillinger come numero 10 sembra essere stato un contentino utile per arrivare a un compromesso. Volevate una sorpresa? Eccola lì.
Randy Orton vincitore del Royal Rumble Match, scelta che fino a non molto tempo fa sarebbe stata oggetto di feroci critiche, ma che adesso viene accettata come scampato pericolo. Ovviamente non stuzzica granché l'idea di un main event di WrestleMania tra John Cena e Randy Orton, ma se la WWE dimostrerà un pizzico di coraggio e voglia di portare avanti delle belle storie, fra 2 settimane l'Elimination Chamber potrebbe essere vinta da Bray Wyatt. È tutto per la Royal Rumble, fateci sapere cosa ne pensate dell'evento qui sotto nei commenti e noi ci risentiremo per l'Elimination Chamber. Dunque, l'appuntamento è alla prossima lista.